fragile and then you'll die. Ciao a tutti, siete sintonizzati sul canale Gabro TV. Io sono Gabro e ci siamo qui in questo nuovissimo video della serie Into the Army. Come sicuramente già avrete notato, se avete visto il video dell'altra volta, abbiamo recensito un MBT di produzione cinese. Ebbene, oggi andremo a recensire invece un elicottero d'assalto, sempre di produzione cinese. Sto parlando naturalmente del Kaik VZ-10, chiamato anche Wuzhuang Xinshang 10. Un elicottero che forse non tutti conoscono, ma che è molto, dico molto simile a un elicottero invece di nostra conoscenza. Premetto prima di cominciare col video che anche su questo video non ci sarà una intro per il veicolo o velivolo che dir si voglia, anche se comunque io lo ripeto, non penso che questo sia un problema per molti di voi, perché comunque il fatto che la intro ci sia o non ci sia per un mezzo non è che alla fine cambia chissà quanto la qualità del video in sé per sé, però magari ovviamente di tanto in tanto la metterò. Ma detto questo, comunque come sempre vi ricordo di iscrivervi, di commentare se il video vi piacerà, di lasciare un like, attivare la campanella, di suggerirmi qualche veicolo da portare, anche se vi ripeto che ormai ho fatto una sorta di misto, ovvero qualche volta vi darò una scelta, diciamo qualche volta vi dirò se portare un veicolo oppure un altro, ovviamente dovete scegliere tra questi due o tra questi tre al massimo, qualche volta porterò un veicolo che mi suggerirete e qualche volta porterò un veicolo per i cavoli miei. Ma mi sono dilungato abbastanza, è arrivato il momento di parlare effettivamente di questo elicottero. E quindi partiamo con l'introduzione effettiva di questo elicottero. Allora, dobbiamo dire innanzitutto che il Kaik VZ-10, chiamato anche come già vi ho detto Wuzhuang Xinshang 10, è un elicottero d'attacco sviluppato e prodotto dall'azienda Change Aircraft Industries Corporation, chiamata anche con l'acronimo Kaik, appunto qua il nome dell'elicottero Kaik VZ-10. Ed è naturalmente, non c'è nemmeno bisogno che ve lo dico, una corporazione appartenente alla Repubblica Popolare Cinese. L'obiettivo principale di questo elicottero è svolgere principalmente delle missioni anticarro, ma si presuppone che esso possa avere anche una capacità nel combattimento aria-aria. Per quanto riguarda la storia del suo sviluppo, c'è da dire che non si sa molto, a causa del fatto che il progetto è stato tenuto sotto una stretta riservatezza. Tutto ciò che sappiamo è che il programma ha avuto inizio nel 1998 e serviva a rimpiazzare gli elicotteri VZ-9, anche se attualmente sono in servizio nell'esercito popolare di liberazione cinese. Tuttavia esiste un'altra ipotesi, infatti è molto plausibile che il programma VZ-10 sia stato nascosto sotto il programma China Medium Helicopter, indicato con l'acronimo CHM, iniziato già nel 1994 con gli istituti di ricerca 602 e 608. E addirittura si pensa con quest'ipotesi che a questo progetto abbiano lavorato anche diversi produttori occidentali di elicotteri, tra cui l'Eurocopter, che fornì il design del rotore e in generale la sua consulenza. Si pensa inoltre, e secondo me anche molto plausibile, che a questo programma abbiano partecipato anche aziende come Pratt & Whitney Canada e addirittura anche la Gusta Westland italiana, che per l'appunto hanno fornito consulenza tecnica a questo progetto, che fecero poi entrare in servizio per il 2008. E dopo la sua, possiamo dire, breve storia, parliamo delle sue effettive caratteristiche, a cominciare dal design. Infatti notiamo una certa somiglianza col Mangusta, ad esempio. Infatti possiamo dire che il VZ-10 ha una classica struttura da elicottero d'attacco, con il pilota e l'ufficiale addetto all'armamento seduti in tandem, proprio appunto come il Mangusta. Questo elicottero inoltre dispone di un rotore principale a 5 pale, assieme ad un rotore posteriore a 4 pale, posizionato appunto sulla coda. Parlando invece di quello che è il suo armamento, possiamo dire che esso è composto da un cannone posizionato nella parte inferiore del muso dell'elicottero, che può anche raggiungere un calibro di 30 mm. Ed inoltre questo elicottero d'assalto, un po' come tutti gli altri elicotteri d'assalto presenti al mondo, dispone di due alette posizionate ai lati di questo velivolo che consentono l'attaccamento di altre armi, come per esempio razzi o missili. Una cosa che c'è però da specificare è che queste due alette ai lati del mezzo hanno uno o al massimo due punti d'aggancio, ed in totale quindi l'elicottero dispone di ben 4 punti d'aggancio per agganciare appunto missili o razzi. Ma parlando più nello specifico, ad esempio possiamo dire che i missili anticarro che il mezzo può trasportare, sempre in gruppi da 4, potrebbero essere anche del tipo HJ-9 o HJ-9, che se dovessimo fare un paragone con i missili americani possiamo dire che sarebbero l'equivalente del missile TOW. Anche se questo elicottero c'è da dire che può montare i nuovi missili HJ-10 o HJ-10, poi in base a come
li volete pronunciare. Questi ultimi missili comunque c'è da dire che migliorano notevolmente le capacità anticarro di questo elicottero, dato che l'HJ-10 ha caratteristiche simili al missile anticarro americano Hellfire. Inoltre, come se non bastasse, questo VZ-10, ovvero l'elicottero cinese, è stato dotato anche dell'YH-96, che è praticamente un electronic warfare system che è in grado, nel caso dello scoppio di una guerra elettronica, di permettere all'elicottero di disturbare i segnali nemici attraverso un jammer. Ma parlando invece delle sue dimensioni e del peso, possiamo dire innanzitutto che questo elicottero è lungo 14 metri, è alto quasi 4 metri, più precisamente 3,83 metri, è pesante a vuoto 5.540 kg e ha un peso massimo al decollo di 6.000 kg. Per quanto riguarda poi la sua propulsione, abbiamo come motore una turbina della Pratt & Whitney Canada PT6C67C, che generando una potenza di 1142 kW fa andare questo mezzo ad una velocità massima di 300 km/h, con una velocità di crociera pari a 250 km/h e con un'autonomia di 820 km. Ed infine, per quel che riguarda il suo impiego operativo, beh, non c'è molto da dire. Infatti c'è da dire solamente che alcune fonti cinesi rivelano che il People's Liberation Army, ovvero il PLA, o se vogliamo l'esercito di liberazione cinese, ha equipaggiato con i primi elicotteri d'attacco VZ-10 il 13° gruppo d'armata del Western Theater Command. Invece, per quanto riguarda il Pakistan, perché sì, c'entra anche questo stato in tutta questa storia, c'è da dire che nel gennaio del 2015 fu stipulato un accordo tra appunto questo stato e la Cina, che è un accordo che diceva che la Cina doveva trasferire 3 esemplari al Pakistan, che attualmente li utilizza per test e formazione sulla manutenzione in una base dell'esercito pakistano a Qasim Damial, ma che tuttavia quindi non li utilizza per scopi operativi. E quindi, detto questo, penso che il video possa finire qua. Io spero veramente vi sia piaciuto, mi scuso se questo video appunto non è stato molto lungo, ma non c'è molto da dire su questo elicottero, ma era un mezzo che comunque volevo portare e che avrei portato prima o poi. Questo è un elicottero che personalmente mi piace, cioè l'estetica mi piace, anche perché ricorda molto il Mangusta e a me il Mangusta piace, quindi perché non dovrebbe piacermi anche questo elicottero. Ed è un elicottero di produzione ancora una volta cinese, per farvi appunto capire la potenza di questa nazione, che comunque non è sprovveduta come molti credono. Ma a parte questo, quindi spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, commentate, iscrivetevi, condividete, attivate la campanella per non perdervi tutte le notifiche, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.